A 39 anni Baudelaire smette di frequentare la poesia, passerà al poemetto in prosa, quello che lui chiama poema in prosa, una musica nuova che non ha più a che fare con la metrica, evidentemente, una musica moderna, adatta ai tempi, adatta alla nuova città. Come è stato notato, i poemi in prosa vengono scritti nell'arco di 10 anni circa, ma iniziano dopo i lavori di sventramento ideati dal barone Haussmann. Nell'arco dell'Ottocento, le città europee avviano un grande processo di modernizzazione. Parigi, in particolare, viene ristrutturata da cima a fondo e diventa un centro urbano di enormi proporzioni. La città viene invasa da uno stuolo di architetti e progettisti che disegnano nuovi quartieri, creano edifici imponenti e la riempiono di spazi verdi. In breve tempo, Parigi diventa una metropoli all'avanguardia, ricca di infrastrutture come ferrovie e linee metropolitane che facilitano enormemente gli spostamenti. Le piccole stradine del centro vengono rimpiazzate dai boulevard, enormi viali alberati che attraversano tutta l'area metropolitana. I boulevard sono la quintessenza della città moderna. Un luogo di ritrovo pubblico in cui l'individuo sperimenta per la prima volta la piacevole eccitazione della folla pacifica. Le luci della città, particolarmente gradite ai dandy e ai giovani artisti, diventano meta per figure emarginate figlie della nuova società industriale. I quartieri si riempiono di prostitute senza tetto e poeti disadattati alla Baudelaire. È grazie quindi alla riprogettazione urbana voluta da Napoleone III e attuata dal prefetto Haussmann che Parigi anticipa e apre la strada alle tendenze e agli stili di vita che diventeranno caratteristiche tipiche delle grandi metropoli occidentali. Con l'avvento di Napoleone III, con il Secondo Impero, Parigi infatti viene totalmente trasformata sul piano urbanistico. Viene creata la grande rete di boulevard sia per modernizzarla, sia, come è stato osservato, per permettere un controllo militare più agevole. La città delle rivoluzioni 89, 30, 48 era la città medievale dove bastava mettere un letto di traverso per creare una barricata. I nuovi boulevard sono fatti apposta per le cariche di cavalleria, per il tiro dell'artiglieria. Baudelaire assiste inorridito a questa mutazione e insieme alla mutazione della città muta appunto la sua scrittura.